E salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo gameplay. Il mio nome è MrGamer94 e oggi siamo su Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 Pro. Questa ragazzi è la versione per Dreamcast, una versione che qui da noi arrivò per PS1 ed è una versione, fatemi abbassare il volume, è essenzialmente una versione del gioco con più personaggi, più tutto, più arene, una versione stand alone con più robe, essenzialmente confronto alla sua versione originale. Ovviamente squadra Capcom per me sempre, comunque, per quanto io adori i personaggi SNK, mi prendo Ryu, che dove cacchio sta, mi prendo Ken. Anzi, facciamo una squadra mista, Ryu e Terry. Normal. Sono meglio come sono disegnati da parte di Capcom, nella parte di SNK sono bruttissimi proprio da vedere. Kono teto ja doushinai ka. Honki de ikuze. Che ti credi? Cioè, ho voluto fare questa versione di Dreamcast, raga, perché essenzialmente è migliore. Ho fatto quella, ho fatto quella video per PS1. È migliore sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista del gameplay. Secondo me, poi ognuno ha i propri gusti. Anche se al giorno d'oggi quello più ricordato è il 2, è Capcom vs SNK 2. Il primo, diciamo, se solamente chi l'ha visto durante la generazione se lo ricorda bene, comunque se l'ha giocato. Il primo andava portato secondo me perché è un cult dei picchiaduro. Madonna, che finale, super combo. Ha fatto un errore improponibile. Ah, 3 contro 2, questo era bello. Questo chiaramente per essere la squadra SNK, chiaramente. Ah no, squadra Capcom, vabbè. E l'altro, raga, riprenderò anche un'altra rubrica che avevo interrotto qui sul canale. Riprenderò, vedo che ho talmente tanto di quella roba per... talmente tanto di quei giochi che posso riprenderla tranquillamente. E poi è una rubrica che non è che avevo cancellato dal mio canale, semplicemente non avevo più materiale per farla. E poi, raga, io avevo intenzione di fare qualche episodio di Arcadence in live. Fare proprio anche in live qualche episodio. Come lo vediamo, dai. Ovviamente che sia chiaro, nei giochi arcade porto per lo più picchiaduro, perché quelli che riesco a giocare meglio non porterò solo picchiaduro, porterò anche altri generi. Tipo, potrei fare il Team Metal Slug, il Metal Slug lo fa in teoria. Dovrei, in teoria, dico. Oh.
Campione coreano di quando. Ovviamente questo ragazzi è il precursore di Warhead. No, beh, scherzando io. Perché non lo so. Grazie. Siamo a posto lo gioco perché. Il problema dello Shinpadoken di Ryu è che in questi giochi è molto lento e quindi se non colpisco la persona in determinate maniere è molto probabile che la tecnica non entri. Wow, è la prima volta che mi sconfiggono Ryu. Sfidore. Allora, durante questa partita vado. Non so come si eseguono le sulla super di Harry, non so. Non voglio vedere, ragazzi, preferisco di più questo crossover a quello fatto da SNK, quello SNK vs Capcom SNK Chaos, che fu il primo del quale così fu il primo episodio della prima stagione fatta sul vecchio canale. Vabbè, lo stile grafico è stato preso, quello di Street Fighter Alpha 3 è stato preso. L'avete visto, lo vedete, no? Cioè la cosa brutta che se si pare non prende un cazzo di danno per me. Non è proprio sputo. Molto bene, una cosa buona che hanno fatto in Capcom vs SNK 2 è il fatto che praticamente indipendentemente da con quale squadra giocavi dovevi giocare al forza dietro contro alla King of Fire, praticamente dovevi giocare in stile King of Fire dovevi giocare. Ma quando porterò il duello vedrai. Prese in pieno. Dove è un bastardo? Ah, odio tutto. Yogashi era uno, faceva parte della mia squadra quando c'è King of Fire. Papa, che non so se la mia squadra c'è King of Fire. Perché è micidiale essenzialmente. Hey, come on, come on!
funziona sempre alla stessa maniera. Quanto ci scommetto che questa partita che la perdo? Avanti, si apre un... si accetta una scommessa. Se pure che batto gioco, tanto poi ci sarà un altro scontro. Ma un miracolo mi può salvare, un miracolo mi può salvare davvero. Certo, meglio avrei concesso il perfect. E infatti ho perso. Bene, mano ma battuto. Ma era così che non andrà a finire. Ah, signore. Ah. Ah, ma niente, vale per 4 il mio personaggio. E non abbiamo scherzato noi il momento di passare al lato oscuro. Vai. Due fanculizzati. Akuma è forte. Avrei voluto scegliere Igor Ryo, però vabbè. Battuto. C'è un personaggio con il 4 pure vinto. Danno e saggio. Questa è bella. Round 1 fight.
piaciuto. Ora rimane in saga, rimane. Ma ci sarà da ridere perché saga più forte. Tiger, cazzo! Ma battuto! Lo sapevo! Perché sto stronzo spamma sto cazzo di Tiger Uppercut? Wishes move, form up your team. Designed in the order of the bounce, brace your Round 1, fight. Cioè, come battere l'avversario. 8 hit, wow. Come massacrare insomma. Che arrivo è praticamente uno dei personaggi più forti di quel gioco. Battuto. Ancora. Gizmo, ragazzi. Il boss finale praticamente. Io vi giuro. Una volta solo sono riuscito a batterlo questo boss. Perché è uno stronzo, ma uno stronzo di prima categoria. È fortissimo. Una volta solo tanto. Giz in questo gioco è qualcosa di assurdo. Ma perché è praticamente fortissimo, è fortissimo, sinceramente fortissimo. Beh. È uno contro uno, però porca. È fortissimo. È veramente molto forte. Decide in the order of Kingdom. You cannot escape from death. Round 1. Dai, sono arrivato fino a qui, non posso farmi battere così. Io raga, Giz l'ho visto in azione anche su Tekken 7, ed è veramente fortissimo. Il problema che mi dà fastidio di Giz, oltre a spammare in continuazione i colpi, è che ogni colpo ti leva tantissimo e lui non gli levi un cazzo essenzialmente. E questo raga vale proprio in generale, è una cosa proprio del personaggio. Tu puoi mettere, io ho fatto la prova, puoi mettere anche la difficoltà più bassa in quel gioco, non capisco un cazzo, tu perderai sempre contro lui. Io una volta solo sono riuscito a batterlo, non mi chiedete come,
una volta sola. Qui devo passare le cose serie. Form up your team. Contro uno, ragazzi. Cioè, io. Vabbè, io sono uno stupido perché ho messo danni con le ulti. Buonasera. Ben, è la nostra ultima sperduta. La piccola Sakura, raga, non vi fate imbrogliare, è molto forte. È molto più forte di quanto uno si possa mai immaginare. Porca puttana. Fuori uno. Ne restano altri tre. Ecco, per dire, Yuri non so come comportarmi perché non l'ho mai usata in combattimento. Manco su King of Fighter, quindi non conosco le sue mosse. E il discorso di Giz è che se tu non vai in fondo non riesci a sconfiggerlo. Grande. Per dire, sta cazzo di mossa leva quanto oggi o domani leva. Non è normale la cosa. No, non ci credo. Mi è rimasto un personaggio. Non credo mai sia arrivato dietro, ma danno. Conto su di te. Cioè, non credevo sarei mai arrivato a dire una frase del genere, ma conto su di te. Vaffanculo! E vabbè, basta. Vabbè, raga, mi fermo, no. Non ce la faccio essenzialmente non ce la faccio più. Vabbè, raga, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Se fosse così vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale, di commentare, di condividere. E niente. Questa rubrica, come sempre, come vi dico, come in teoria dovrebbe essere il sabato. Ma purtroppo, diciamo, scusate se queste prime due puntate non sono state effettivamente di sabato, ma allora, prima l'ho caricata di sabato effettivamente, ma in realtà l'avevo registrata il giorno prima, l'avevo registrata, e quindi Capcom non ho avuto tutto il tempo, SNK. Comunque cercherò di farlo uscire quasi sempre ed esclusivamente il sabato, ma per il resto si vedrà. Intanto ci vediamo al prossimo gameplay.